Un saluto a tutti, un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei più grandi misteri dell'epoca moderna. Devo parlare della forza Vril o energia Vril. Essa è un'energia che ognuno di noi ha dentro il corpo, dentro l'anima, ma non tutti riescono a sprigionarle. Un po' come il fatto di essere non vedenti e quindi che non vedono, non udenti e quindi che non sentono, oppure paralitici e quindi che non camminano. La forza Vril consente di avere dei poteri speciali, vale a dire telecinesi, telepatia, teletrasporto, bilocazione, obliquità, veggenza, supermemoria, supervista, superudito, superforza, eccetera, eccetera. Tutte quelle forze che molti di noi ce l'hanno, ma che per molti scettici sono soltanto nei film di fantascienza. Niente di più vero c'è che nei film di fantascienza, che ti raccontano la vera scienza, non la fantasia della scienza. La forza Vril è stata scoperta per la prima volta dai nazisti, soprattutto dal cancelliere leader di stato nazista Adolf Hitler, che era molto interessata a questa forza interiore, questa forza mentale. È una delle tante persone che possedeva la forza Vril fu una donna di origine dell'est Europa, una certa Maria Orsic, che anche se veniva spesse volte chiamata in televisione, lei dimostrava tutte le sue capacità di telecinesi, di telepatia e di tutte quelle altre potenze che aveva dentro la sua anima. Adolf Hitler era molto affascinato da Maria Orsic. Pensate che Adolf Hitler era convinto che all'interno del pianeta Terra non ci fosse del magma fuso o il nucleo terrestre, ma che ci fosse il sole nero e un mondo sotterraneo, un mondo interno alla nostra terra che chiamava Agarthi o Agartha, che aveva diversi passaggi segreti, tra cui il polo sud, una zona dell'Antartide, sede, il polo nord, Gerusalemme, il deserto del Gobi, anche una zona delle isole di Pasqua, Rapa Nui, e tanti altri posti segreti di cui portano a questo passaggio sotterraneo, a questo mondo sotterraneo chiamato Agartha, dove ci abitavano persone simili a noi, che per molti erano extraterrestri di nazionalità nordica, di etnia nordica, alti, biondi, con gli occhi azzurri, pelle chiara, quasi albina, i cosiddetti pleiadiani, che posseggono una forza interiore chiamata forza Vril, che questi pleiadiani, che originariamente vengono dalle Pleiadi, quella costellazione che noi vediamo alzando il cielo. Non posso dire quale di preciso la proiezione, dove poter vedere le cosiddette sette sorelle, dove in una di queste stelle si trovano questi abitanti che poi sono venuti ad abitare nel pianeta Terra, all'interno del pianeta Terra, in questo mondo sotterraneo chiamato Agarthi, alimentato dal sole nero. Questo sole nero permette agli abitanti di Agarthi di sopravvivere e di stare in forma. Infatti molto spesso questi pleiadiani, questi alieni nordici che vivono ad Agarthi, stanno molto meglio di noi in salute, anche se sono molto più superiori a noi sia spiritualmente sia mentalmente, ma anche dal punto di vista tecnologico. Infatti Adolf Hitler era interessato a questi pleiadiani non solo per la loro forza Vril, forza interiore della loro mente e del loro spirito e della loro anima, ma anche per le loro armi aliene. Infatti
I nazisti sono conosciuti apposta per questi mezzi di trasporto alieni, chiamati anche campane naziste, che sono dei mezzi di trasporto volanti, ma che possono anche camminare via terra e via acqua, e vengono chiamate campane naziste proprio per la loro caratteristica forma. Queste ricordano anche, guardandolo adesso, dei dischi spaziali, delle cose che riguardano la fisionomia di un oggetto volante non identificato, del classico UFO, del classico OVNI. Infatti alcune macchine da guerra naziste somigliavano molto a dei dischi volanti. Per questo volevo dire che questi fascisti, anzi questi nazisti, utilizzavano questa tecnologia aliena proprio perché dovevano usarla nelle armi, nei combattimenti. Infatti le truppe di Hitler erano uno degli eserciti più potenti di tutta la storia. Talmente potente era l'esercito nazista da poter essere gemellato dall'esercito dell'antica Roma. Infatti alcuni simboli nazisti e anche fascisti riguardano pure l'antica Roma, come ad esempio l'aquila nazista, altro non era che un copia e incolla con l'aquila di Giulio Cesare, che simboleggiava il Senato e il popolo romano. E anche un altro simbolo, il famoso simbolo della svastica, questa volta non è un simbolo romano, ma un simbolo buddista, che secondo la religione orientale questa svastica rappresentava qualcosa di interiore, qualcosa che è all'interno di noi. Un altro personaggio molto conosciuto in Italia, possessore dell'energia Avrillo, forza Avrillo come lo volete chiamare, era Gustavo Adolfo Roll, che guarda caso era pure amico di Benito Mussolini, ma Mussolini lo ha tenuto a distanza da Adolf Hitler per evitare danni. Gustavo Adolfo Roll prendeva il potere dal colore verde, che è un colore di mezzo, dalla quinta nota musicale, che è il sol, che è anche una nota, quindi un suono di mezzo, e dal calore. E diceva che se unite il colore verde con la quinta musicale, con la quinta nota musicale e il calore, riusciremo a fare delle cose abbastanza particolari e magnifiche. Gustavo Roll era amico anche a Federico Fellini, a San Pio da Pietrelcina e ad altri personaggi famosi dell'epoca del Novecento, ed era molto apprezzato pure oggi. Infatti ho notato che molti giovani sono appassionati di Gustavo Roll. Su internet, anche su YouTube, ho visto che parecchi giovani, ma anche uomini adulti, io cito pure Apocalisse Albertino, che lui stesso si definisce il mistico del tubo, lui ha avuto a 20 anni la fortuna di parlare via telefono con Gustavo Roll, e da allora ha avuto l'illuminazione, di cui mi ha fatto anche un video, gran mitico ciao, che mi ha detto del fatto che l'illuminazione è qualcosa che si prende anche senza volerlo, che uno non si deve sforzare di avere l'illuminazione, arriva e basta. Stavo dicendo della Forza Vril, che a proposito questo, una cosa che all'interno del nostro corpo, della nostra mente, del nostro spirito, alcuni pensano che sia nella ghiandola pineale, che ci consente di fare delle cose oltre natura, delle cose che la mente umana non può neanche immaginare e che molti prestigiatori potranno anche averla, come Derren Brown ad esempio. Altri non mi vengono in mente.
Questo è tutto quello che conosco sulla Forza Vril, con questo è tutto, un abbraccio di cuore dal Gran Mitico.